determinare in quest'area, quindi parla di una forza che è radicata in tutta la società e che ha capito le debolezze anche del mondo dell'est e tenta di trovare una soluzione a tutto questo movimento trascinandolo su posizioni corrette il più possibile. Ed era la proposta generale, era l'eurocomunismo, era la possibilità di costruire un forte movimento comunista in Europa per non fargli la fine, cioè la fine dell'Europa che sta facendo di essere tra l'incudine e il martello di superpotenze, dove si vede l'effetto Ucraina, no? Da che cosa scaturisce, no? 50 secondi. Dove ci sono i nazisti in un sacco di paesi, l'Ungheria, la Finlandia, in Svezia stanno riemergendo anche in Ucraina, cioè ragazzi, in Polonia, no? Ci sono filo nazisti. Cavoli, e tutto questo con l'eurocomunismo non sarebbe stato possibile, no, se passava la posizione di Berlinguer. E il problema è che l'hanno ancora oggi tutti questi movimenti combattono l'eurocomunismo. Dico, se si chiamasse eurosocialdemocrazia potrei capire, ma si chiama eurocomunismo, cioè sei contrario al fatto che, vedi anche le parole come perdono di significato in bocca ad alcuni, perché non te ne spiegano la valenza. Se tu vuoi l'eurocomunismo vuol dire che vuoi il comunismo in Europa, no? E se sei contrario, dici essere comunista, sei contrario al comunismo in Europa, ma sei ben scemo, eh? Come dire? Yeah. Ma torniamo alla situazione. Quattro giorni prima delle elezioni politiche, in un'intervista al Corriere della Sera, Berlinguer dichiara che l'appartenenza al Patto Atlantico è una garanzia per poter costruire il socialismo. Questo non è vero che ha detto, questo è Mieli che lo dice così. No, perché se ci parli sopra. Capito? Adesso mi piace sentire cosa dice lui. Il commento di Mieli. Diceva delle cose proprio semplici, alla portata di tutti, ma di fatti, no? Se no si capiva bene, quindi... Allora adesso sei riuscito a trovare il pezzo come lui lo esprime in modo compiuto. Allora, questo vuol dire stare sotto l'ombrello della NATO quando tu proponi, vuol dire trovare la formula per aggirare l'ostacolo che ti hanno messo davanti, no? E un comunista deve essere capace, di fronte a dei problemi, a saperli affrontare in modo adeguato. E lui bisogna elaborare, no? Bisogna avere una testa che elabora. E invece no, sono tutti lì col santino, hai capito? Trasformano i partiti in sette religiose, no? Mascherate non da simboli politici, ma di fatto ragionano come delle sette religiose. Ci sono i dogmi, no? C'è chi c'ha Giuseppone, chi c'ha Trotsky, c'è chi c'ha. Il problema è che i comunisti non ragionano così. Prima di tutto perché siamo una formazione laica, no? Fatta di persone che sanno che ogni uomo è figlio del suo tempo, fa le cose, non puoi ripetere in modo meccanico, no? I fatti della storia. E devi sapere interpretare il presente, quindi utilizzando quello strumento che è il marxismo-leninismo, che ti permette una corretta interpretazione della realtà, ovviamente aggiornandola all'attualità, perché è come dire, ogni cosa ha la sua evoluzione, no? Anche nella tecnologia, l'automobile di oggi non è la stessa di 80 anni fa, no? E così è la stessa cosa nel pensiero, devi arricchirlo, no? Devi arricchirlo il pensiero marxista, quindi il compito dei comunisti è quello di andare avanti sapendo che abbiamo una storia lunga, dei grandi contributi, una teoria forte, e questa cosa invece oggi non si fa, perché si è diventati tutti delle microsette, no? Che ragiona con i propri dogmi, e ultimamente siamo stati ad una riunione, no? All'Ari, dove questi compagni delle varie componenti della sinistra oggi hanno finito non per trovare un punto di incontro, ma per scontrarsi per l'ennesima volta, perché ogni concetto che viene stabilito non viene approfondito, no, viene preso come pretesto
per costruire dei muri, e questo modo di procedere è frutto di un'ideologia, cioè della... Parli di Antonio Pio, scusa. Non tanto lui. Ma è l'incontro che a cui sì, lui, perché sì, mi aveva accennato una cosa del genere. Sì. No. Questa cosa alla fine sono arrivati, molti di noi che sono andati lì sono rimasti un po' sconcertati, perché si era aperta una discussione che poteva essere anche positiva, perché se ne sente il bisogno, no, di cominciare a fare delle analisi un po' più approfondite sia su tematiche internazionali che nazionali, e invece no, ci si chiude nel proprio orticello. E anche stasera, no, la maggioranza dei compagni che sono qui sono compagni che ci conoscono da tanto tempo, ma non c'è nessuno ufficialmente di quelle formazioni che fanno politica da mane a sera, no? Non ci sono, perché loro il confronto politico, no? Loro hanno la verità, no? Assoluta, senza mai documentarla, e questa cosa è veramente oggi un errore politico madornale. C'è la manifestazione per la Palestina a Roma, detto. Sì, ma... Io volevo andare, da Pisa non partiva nessuno, dovevo andare solo. No, c'era su internet, c'era fatto un indirizzo, gente che ci andava. Scusa Andrea, ma quando Vinzo e lei ha risposto, dice c'è qualcuno e va con Baresa, non ha risposto nessuno. Scusa Andrea, quando Rizzo fece questo libro qui, questo blu, che praticamente era contro l'euro, questa cosa non l'avete pensata? Quando avete fatto questa cosa, quando vi siete insomma mutati con Rizzo, questa cosa del fatto che Rizzo praticamente era no euro, che è una follia, no? Perché porterebbe con le italiane, sia uscire dall'euro, questa cosa non l'avete pensata, cioè, non hai pensato che fosse in contrasto con l'eurocomunismo, allora. Perché Rizzo secondo me da subito ha avuto una prospettiva non europea e non eurocomunista, e anche il fatto del si riferisce ad esempio a resistenze, no? Le resistenze sono contro l'eurocomunismo, quindi a me è sembrato un tuo errore madornale questo qui, quando ti sei avvicinato a Rizzo, non solo guarda, per questo, anche per altre cose. Vorrei dirti una cosa, c'è stata una prima fase di frequentazione con Rizzo in cui l'aspetto che è stato presentato era molto diverso dalla sostanza, cioè dava un aspetto di organizzazione solida, costruzione, dialettica. E quindi è dalla presentazione delle tesi che viene fuori. Sì, questo si tocca. Quello sull'Europa viene fuori un po' prima, scusa. Sì, perché sì. Questa cosa l'ho sentita anch'io, se vi ricordate, nello scambio di mail, sì, no? Sì. Sulle tesi ne abbiamo parlato. Però prima lui era così, io mi ricordo seduto qua, quando avete presentato il suo libro. No, lui chiaramente era così. Allora, e secondo me era un errore a priori, a parte il fatto che è un corsuttiano, che era quello che era. Sì. A parte il fatto che non è uscito solo perché dal PDC, perché è andato contro il Berto, non è solo questo, lo sappiamo, cioè, hanno avuto un buon pretesto quelli del PDC per buttarlo fuori, l'appoggio a Battimo, è che lui non ha mai annegato una formula fumosa. No, il problema dell'eurocomunismo io gliel'ho sollevato, ma lui mi ha detto, mi ha paventato questa cosa, questa realizzazione di questa organizzazione di partiti comunisti a livello europeo per combattere, no, le politiche capitalistiche. Ma io ho pensato, ma state facendo l'eurocomunismo, no? Se questi partiti comunisti, come diceva Berlinguer, si mettono insieme in tutta Europa e portano la lotta di classe, come diceva Berlinguer, in tutta Europa per impedire un arretramento sui diritti sociali insieme agli operai tedeschi, i francesi, del Portogallo, se si fa questa cosa tutti insieme mi sembra una roba positiva. E gli ho detto, ma mi sembra che state facendo l'eurocomunismo, e lui lì ha fatto come il suo solito, e lì devo dire sono veramente, ci sono cascato anch'io, ma non mi ha detto un no, ma sei, no, ma vedrai che c'è dibattito.
poi le cose si approfondiscono, cioè ha fatto capire che c'era una possibilità di arrivare anche ad una revisione critica dell'operato di tutte queste formazioni anche passate. E lui ha avuto questa, diciamo, capacità iniziale di vendersi bene, no? E questa cosa c'ha, anche perché noi onestamente sentiamo l'esigenza di avere una struttura a livello almeno nazionale per poter affrontare le problematiche dell'oggi. Purtroppo ci rendiamo conto invece che stava costruendo, cioè siamo stati lì durante il congresso, no? Perché gli abbiamo chiesto durante le tesi quella famosa cosa di essere chiaro ed esplicito rispetto ai processi storici, perché non puoi raccontare delle balle, no? Dentro la questione del marxismo-leninismo, del Partito Comunista, del Statuto. E così per anche l'europeo, lì sono entrati sempre più in conflitto, perché le prospettive non erano. Io sono convinto invece che ancora oggi un partito comunista deve porsi la questione di unificare i movimenti comunisti d'Europa in un progetto più avanzato, che poi prende collegamenti con i cinesi, con chi vuoi, insomma, con il movimento comunista russo, con quello che vuoi tu, del Bengala, quello che c'è, quello che esiste. Però il problema è che devi capire che il primo che l'ha sollevato questa esigenza non puoi tirargli le palate addosso, no? Perché mi sembra una cosa scorretta, anche perché tutte le volte e in tutti i testi e in tutte le la documentazione che loro hanno prodotto non hanno mai fatto una critica, no? alla destra del Partito Comunista e alla finta sinistra del Partito Comunista, cioè sono state le due tenaglie con cui hanno strangolato quel partito, che avevano lo stesso effetto, no? Che avevano nella società con i movimenti extraparlamentari e con la destra fascista, no? Tutti erano d'accordo su quello, tanto è vero che addirittura c'è, e vi do questa chicca, adesso stiamo lottando per lo statuto dei lavoratori, no? All'interno del movimento extraparlamentare degli anni 60-70, una delle strutture, no, diciamo, di base di questi movimenti erano i famosi comitati unitari di base, che erano nati alla Pirelli, c'erano in molte fabbriche, che hanno avuto anche un ruolo positivo, no, di capacità critica rispetto alle problematiche sindacali, soprattutto alle strutture anche del sindacato, che erano arretrate rispetto alle dinamiche dell'arrivo di questo di questi lavoratori, no, che venivano dal sud e che quindi creavano il famoso operaio massa, no, questa massa enorme di operai che erano molto spoliticizzati ma combattivi, no? Va bene, nel 69 si cominciava a parlare dello statuto dei lavoratori e uno dei comitati unitari di base più grossi che c'era a Milano e dei più importanti d'Italia era quello dell'ATM, che era l'azienda dei trasporti di Milano, e l'analisi che loro facevano sullo statuto dei lavoratori era di questo tipo, sul significato politico, dicono: è in questo panorama generale che devono essere collocate e giudicate iniziative come la legge Brodolini sullo statuto dei lavoratori in fabbrica. Ad una crescente integrazione dei sindacati nel sistema e interesse stesso del capitalismo monopolistico, che corrispondano diritti maggiori riconosciuti ai sindacati e loro attivisti in fabbrica, perché saranno i sindacati stessi i principali garanti che la linea politica decisa in comune per migliorare e razionalizzare il sistema e lo sviluppo economico capitalista sia digerita o almeno subita passivamente dai lavoratori. In questo senso la legge Brodolini è il necessario completamento del famigerato accordo quadro, che si proponeva di ingabbiare l'azione rivendicativa di alcune regole concordate tra sindacati, Stato borghese e padroni. Essa deve essere essenzialmente considerata come un nuovo perfezionamento del gioco delle parti che vede sindacati e governo protagonisti della medesima commedia democratico-borghese dal titolo «Come sfruttare sempre più e meglio i lavoratori facendo credere loro di essere entrati nel gioco del potere». Cioè, ragazzi, cioè, qui siamo alla follia, no? Ebbene, queste cose potevano accadere perché la direzione di questi movimenti
purtroppo non era in mano al Partito Comunista, no? Ma a formazioni appunto di stampo trotskista, movimentista, no? E compagnia bella. E oggi siamo qui a cercare di difendere con le poche forze rimaste, no? Lo statuto dei lavoratori come espressione di un alto grado di civiltà, no? Perché non essere discriminato sul posto di lavoro per le idee politiche, religiose, nella compagnia bella, non mi sembra una cosa non positiva. E quella battaglia culturale e politica e sociale appunto veniva interpretata in questo modo, ma tantissime cose vennero interpretate in quel modo. E allora questa cosa ha congelato di fatto una massa enorme di giovani. Cioè io avevo 20 anni, no? Io ho militato in Avanguardia Operaia, no? Che era l'organizzazione principe, che ne sono uscito nel 77, perché quando ho cominciato a vedere certi movimenti, no? Per far nascere Democrazia Proletaria, e mio padre, che era un vecchio PC, me lo diceva, ma l'Avanguardia Operaia diceva, c'è una caratteristica, vuole copiare il PC, no? Ma perché farne due? No? Ce n'è già uno, vai a militare nel Partito Comunista, no? Fai prima, fai massa nei confronti dei cedimenti che possono avvenire in quel partito. Infatti questa generazione di persone generose che hanno militato inconsapevolmente, no? In questi movimenti potevano essere veramente l'elemento che avrebbe frenato la caduta del Partito Comunista. Perché se avevano avuto la possibilità, come ho avuto io, per fortuna, anche mio fratello, cioè molte altre persone, di capire quali soggettività ci stavano dietro a queste realtà, sicuramente il Partito Comunista sarebbe rimasto in piedi. E purtroppo si sono fidati di personaggi anche come Ingrao, che andava in giro a dire quelle cose, che bisognava cambiare l'ideologia, no, del Partito Comunista. E questa cosa ci ha portato danno, come ha fatto la Rossanda, accusando il PC di essere la casa madre, ad esempio, del terrorismo, quando lei ha nascosto, e nel libro lo raccontiamo, no? E con documentazione, ha fatto passare Tony Negri, Mario Moretti, per un comunista, proletario. Figlio di proletari, quando era figlio di commercianti borghesi marchigiani, no? E dove noi, quando noi siamo andati, no, Flamini, no? Il senatore Flamini, siamo andati a fare l'inchiesta su Mario Moretti, scopriamo che parlando con un compagno a sua scuola, che andava vestito da repubblichino a scuola, era un fascista organico, iscritto, no? A un'organizzazione giovanile fascista, per di più. E questo, e la Rossanda ce l'ha venduto come un comunista. E perché ha fatto questa operazione? Perché se i finanziamenti al manifesto, sì, solo, ma Moretti poi è stato, pensate, un personaggio che è stato mandato, gli finanziavano la scuola, l'università, i nobili più importanti della Lombardia.